Tanexpo 2016 è stata per noi dell'azienda Reliquia, che è una nuova azienda fondata l'anno scorso in Svizzera, l'occasione per la presentazione ufficiale in Italia, al mercato italiano, di questo nuovo prodotto che non esisteva prima, è di una categoria assolutamente nuova, cioè di gioielleria funeraria. È un nuovo prodotto che ha riscosso un notevole successo perché è il modo di poter, da parte di una famiglia, conservare un ricordo del proprio caro. Come? Includendo pochissimi grammi di ceneri del defunto o una ciocca di capelli all'interno di un anello cavo, che è un nostro brevetto internazionale registrato e che noi produciamo nella nostra azienda in Svizzera e rimportiamo poi in Italia a qualsiasi impresa funebre che ce ne faccia richiesta a nome per conto dei loro clienti, che sono i familiari di un defunto. Riteniamo che come azienda Reliquia, dopo il successo ottenuto in Europa presentando i nostri prodotti a Funeraire 2015 e oggi qua a Tanexpo a Bologna, il prossimo passo, la prossima presentazione in scala mondiale probabilmente avverrà a Miami, in occasione di Miami Funeral nel 2017, dove abbiamo intenzione di riproporre il nostro prodotto in un mercato più ampio, non solo del Nord America ma di tutto il continente americano.